assestamento di bilancio. Riorganizzazione della rete ospedaliera. Contro la violenza sulle donne. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nelle sedute del 25, 26 e 27 novembre, ha esaminato, discusso e approvato l'assestamento al bilancio 2014. Inoltre, nella seduta del 25, l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. In primo piano. Nella seduta del 25 novembre, il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge sull'assestamento al bilancio 2014. Dopo l'illustrazione dei relatori si è svolto il dibattito generale. Nella seduta del 26 è iniziato l'esame degli emendamenti e il documento finanziario è stato poi approvato in chiusura della seduta del 27 novembre. Abbiamo discusso l'assestamento del bilancio 2014, che è la prima vera discussione che abbiamo fatto con questa nuova legislatura, su un bilancio che non abbiamo fatto noi ma che abbiamo ereditato dalla precedente giunta. Siamo riusciti ad assestare un bilancio con notevoli difficoltà e abbiamo cercato di dare le risposte più appropriate alle notevoli lacune che il bilancio presentava. Siamo riusciti a ottenere il miglior risultato nella situazione più difficile che si poteva aspettare. Un assestamento che recepisce il giudizio di parifica della Corte dei Conti, un giudizio duro che sancisce in 2 miliardi e mezzo il disavanzo della Regione Piemonte, quindi non 364 milioni come aveva scritto in un primo momento la Giunta Chiamparino. Un disavanzo che non fa che rinviare quella che è una situazione difficilissima nella Regione Piemonte, al 2015-2016 il recupero disavanzo, si affida al DL 35 lo sblocca crediti per quanto riguarda la copertura del disavanzo e però tutte le partite rimangono aperte, quindi senza risposta. Un assestamento molto debole, 20 milioni sono pochi per questo tipo di, per un assestamento di questo livello in una regione che ha 15 miliardi di bilancio e soprattutto un assestamento non votato allo sviluppo economico. Credo che la regione abbia perso un'opportunità, solo grandi proclami in campagna elettorale, ma al lato pratico poco risultato. Speriamo nel bilancio di previsione. Nella seduta del 25 novembre l'assessore alla sanità Antonio Saitta ha svolto una comunicazione sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Tra gli obiettivi della giunta, più assistenza domiciliare e territoriale, meno primariati, meno ospedalizzazione, più salute e sicurezza. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con interventi di tutti i gruppi consiliari. Dopo una prima fase di confronto in quarta commissione e approdata in aula la discussione relativa al riordino della rete ospedaliera, c'è un punto sul quale tutti i consiglieri regionali sono d'accordo, che così come siamo arrivati non possiamo ripartire, cioè dobbiamo riorganizzare la sanità piemontese per evitare la deriva dei conti della stessa. Ognuno le sue opinioni, ma sono certo che sapremo tutti insieme attivare un'azione riformista necessaria e non più rinviabile. Variamo un piano sanitario, un assestamento proposto dalla Giunta Cotta che le persone qui sedute della sinistra hanno osteggiato, che i giornali hanno fomentato. Purtroppo oggi ci troviamo invece a varare la stessa riforma e proviamo un profondo dolore proprio perché si sono persi tanti anni. Abbiamo fatto una battuta al Presidente Chiamparino che potrebbero fare un atto di fede vedendo che poi arrivano sempre sulle nostre posizioni ma dopo anni.